Ciao ragazze, allora, tanto devo ammettere che fare video spaparanzata sul divano è una figata, però sappiate che il rischio di parlare per troppo tempo. No, in realtà ho un limite di 30 minuti, quindi mi sbrigo. Allora, come ha già anticipato Cristina, non so se il suo video lo vedrete prima o dopo il mio, questa sarà una serie di video diciamo, in collaborazione con lei, in cui vogliamo parlare un po' della nostra esperienza e dare qualche consiglio, ove possibile, per chi ha le conoscenze per farlo, per quanto riguarda, insomma, la possibilità di aprire un blog. In particolare noi ovviamente parleremo di beauty blog, anche se alcuni principi valgono un po' per tutti i blog, insomma, qualsiasi sia l'argomento. Allora, diciamo che io ho una piccolissima esperienza in fatto di blog. Non a livelli di Cristina, però insomma, io sono il mio primo blog è stato un blog prettamente personale, blog che avevo aperto ai tempi, ma parlo di 7-8 anni fa circa, sulla piattaforma di Windows Live Space, si chiamava, mi pare, sì. Poi ha chiuso, io poi, tra l'altro, questa cosa mi dispiace tantissimo perché so che in quel periodo mi ha fatto fare il passaggio da Windows, quello che è Windows Live Space, a WordPress. Io però non ho seguito la cosa perché avevo proprio abbandonato del tutto quel blog, per cui è andato perso. Pazienza. Mi dispiace intanto perché c'erano comunque molti ricordi e cose del genere. Comunque, ma quello era. Cioè, io non mi sono mai addentrata troppo nella parte tecnica, diciamo, del blog. Sinceramente badavo più ai contenuti che alla grafica. Avevo quel minimo di grafica, insomma, gioco col topino. Per cui, insomma, quella la mia esperienza si ferma lì, fondamentalmente. Poi, circa un anno e mezzo fa, l'8 febbraio del 2011, con mio ragazzo, insomma, ne avevo parlato un po' nei giorni precedenti, avevo pensato di aprire un blog a testa, cioè io per quanto riguarda il make-up e lui per quanto riguarda le moto. Diciamo che io prima di arrivare a questa decisione, ci ho pensato e non ci ho pensato, nel senso, mi sono appassionata circa un annetto prima, ho scoperto i video di YouTube, insomma, ho fatto l'iter che bene o male la maggior parte di noi abbiamo fatto, insomma, cioè, ovviamente mi piacevano i trucchi, però non a questo livello, insomma. Poi è diventata una vera e propria passione, ma una cosa che è scoppiata proprio, ma tanto, tanto, tanto. Per cui mi sono insomma un po' appassionata e siccome questa passione è diventata veramente tanto forte, tanto grande, io ai tempi scrivevo tantissimo nel blog, nel forum di Clio, diciamo, a un certo punto ho pensato ma perché non aprire un blog tutto mio e dire lì, cioè che comunque avevo accumulato una serie di un po' di prodotti, detto quasi quasi potrei anche dire la mia. Per cui ho deciso di aprire un cosiddetto beauty blog. Per quanto mi riguarda, io, come diceva anche Cristina, non so quanto ci addentreremo nella parte tecnica della cosa, perché da un lato è abbastanza complicato, nel senso che ci sarebbero veramente milioni e trilioni di cose. Capisco, cioè so che sicuramente potrebbe essere utile, d'altro canto in rete esistono veramente tantissimi, a parte dei blog dedicati a questo, quindi ci sono molti blog che vi spiegano come usare determinate funzioni, come fare certe cose, qualsiasi sia la vostra piattaforma che avete scelto. D'altro canto diciamo che vuole essere più un luogo di incontro in cui trovare vari spunti di riflessione e darci dei consigli a vicenda per quanto riguarda la questione blog. Tratteremo poi video per video un tema particolare, uno o più temi in particolare, e ovviamente vi invitiamo uno a scrivere nei commenti se c'è qualcosa che vi interessa in particolare, anche se considerate che ovviamente le tematiche principali saranno trattate, quindi la grafica, le foto, che ne so, la pubblicità, insomma, tutte queste cose principali saranno trattate. Magari se c'è qualcosa nello specifico potete darci qualche spunto. E poi vi invitiamo sicuramente a rispondere con un video di risposta, con un articolo nel blog che magari poi provvederemo a inserire nel box informazioni relative, ovviamente se possibile, pubblicate dei video di risposta inerenti al video in questione. Questa
è una cosa che io vorrei trattare a parte perché ci tengo a questa cosa. Per me i video di risposta personalmente servono a rispondere al video per cui si sta rispondendo, appunto. Questa è una cosa che scrivo spesso anche nei messaggi privati. Allora, quindi, innanzitutto, io ho già visto il video di Cristina, per cui magari evito di ripetere troppo le stesse cose perché ovviamente mi ritrovo a 100.000 per 1.000 quello che dice lei. Lei è molto più smanettona di me, quindi a livello tecnico lei sicuramente vi può dire qualcosa di più. Io essendo relativamente nuova, assolutamente, cioè appunto relativamente nuova nell'ambiente, vi posso sicuramente confermare il fatto che, anche secondo me, per chi comincia, diciamo che perché è proprio, come dire, vergine, è schitto schitto, come si dice dalle mie parti, con i blog, decide di aprire un blog, innanzitutto metta in conto assolutamente il fatto di dedicargli tanto, ma tanto tempo, per qualsiasi aspetto che riguarda la cosa. A cominciare dal fatto, appunto, a cominciare dall'apertura del blog, e poi tutto quello che riguarda la personalizzazione, gli articoli, le cose, eccetera. Sicuramente, la piattaforma più semplice dove aprire un blog è appunto Blogspot, e infatti, io l'ho aperto proprio lì. Anche il mio ragazzo, per esempio, l'aveva aperto su Blogspot inizialmente, perché è la piattaforma più facile. Dopo un mesetto, però, come avendo capito che comunque la cosa mi piaceva molto, avevo anche un certo riscontro nei lettori, a quel punto ho deciso di andare a fare il passo successivo, ovvero quello di comprare un dominio. Allora, per quanto ne so io, anche con Blogspot si può comprare il dominio e rimanere sulla stessa piattaforma, che indubbiamente è la piattaforma più semplice. Ops, scusate. La piattaforma più semplice è quella più intuitiva, quella che sicuramente anche più guide online, veramente è semplicissimo Blogspot. Però questo non con tutte le limitazioni del caso di cui ha parlato anche Cristina, però nel caso in cui decidiate, per esempio, come poi ho deciso io, di passare a un'altra piattaforma come WordPress o addirittura di comprare un dominio e poi installare, come ho fatto io nel mio spazio web, il CMS, il software di WordPress, ho tranquillamente importato tutti gli articoli, le foto nella nuova piattaforma. E per fare questo l'ho fatto da sola. Ragazzi, sono totalmente ignorante in queste cose, ma basta un minimo di... Lo so che ci sarà chi magari dirà, dice, ma io sono totalmente negata, eccetera. Se siete totalmente negate, non vi avventurate in cose più grandi di voi, nel senso che mettetevi di buona volontà a cercare di capire determinate cose, perché veramente basta. Io sono messa lì, ho seguito la guida passo passo che spiegava come fare per importare tutti i contenuti di Blogspot in WordPress e l'ho fatto e mi è riuscito perfettamente. Quindi non mi fate spaventare da quello. E quindi niente, io ho deciso poi di comprare appunto il dominio perché mi piaceva parecchio il mio dominio. Poi di questo magari ne parliamo approfonditamente in un altro video. Ho appunto semplicemente installato WordPress. Il mio ragazzo, per esempio, ha comprato intanto il dominio nello stesso hosting dove ho comprato io. E lui però ha installato Joomla, che è un altro CMS, un altro software, perché presenta altri tipi di vantaggi, insomma dipende anche dal tipo di sito blog che volete aprire. Io però di Joomla non vi so parlare, quindi non vi posso dire nulla. Per quanto riguarda WordPress, gli devo dire che sinceramente da molti punti di vista preferivo Blogspot, ma perché sicuramente è molto più semplice, però WordPress, se sapete smanettarci, vi dà la possibilità di personalizzazione e di stili che secondo me Blogspot non ha, o comunque difficile che abbia, diciamo, perché poi è tutto molto personalizzabile. Il fatto è che io in Blogspot, in blogger, come si può dire, vedo delle grafiche troppo troppo per i miei gusti infantili, cioè troppo troppo cartoni matesche, non so se si può dire.
E io personalmente prediligo degli stili molto più lineari, semplici, ma anche di questo argomento approfondiamo magari meglio in un altro video. Per cui, come ha detto Cristina, anche io vi consiglio, se volete iniziare, di cominciare con Blogspot. Poi, per quanto riguarda Blogspot, come dicevo, so che c'è la possibilità di comprare dei domini e so che c'è chi l'ha fatto. Per esempio, mi viene in mente Veronica Polvere di Stelle, anzi, invito lei eventualmente a spiegare come funziona un po' con Blogspot la questione dominio. Per quanto mi riguarda, io l'ho acquistato su NetSons, mi sono trovata benissimo, ho pagato, ci sono varie cioè avete una quantità di siti di hosting infinita con tante offerte. Io con quello mi sono trovata bene, ho pagato 18 euro per un anno e ho diritto al dominio. Inizialmente erano 2 gigabyte di spazio che adesso hanno aumentato a 10, quindi considerate che in un anno e mezzo di foto e di articoli ho riempito neanche 1 gigabyte, quindi 10 gigabyte mi bastano per un sacco di tempo. E niente, poi non so cos'altro potrei aggiungere riguardo a questo discorso. Io mi trovo. Allora, ecco, magari vorrei sottolineare un po' di più il fatto che avere un blog comporta veramente tanto l'impegno di tanto tempo, se volete farlo crescere, ovviamente. Non è. Allora, l'ambiente dei blog è sicuramente molto più tranquillo, più piacevole, molto più genuino, diciamo, rispetto a YouTube, perché YouTube è appunto un target diverso di persone, e è anche vero che è molto più difficile fidelizzare il pubblico nei blog, nel senso che io magari cerco su Google una foto, un prodotto, la foto di un prodotto, una recensione di un prodotto, è proprio in un blog. Per quanto mi possa essere utile un articolo, se no, cioè una foto, perché magari ho trovato lo swatch che cercavo di quel prodotto, però se il blog non mi acchiappa, mi deve sapere acchiappare, e se non mi acchiappa io chiudo la pagina e me ne vado. Insomma, quindi c'è tutto anche uno studio, tra virgolette, dietro per fare in modo che queste persone possano essere attratte, possono iscriversi alla pagina Facebook o iscriversi al blog, che poi io onestamente l'iscrizione al blog, poi io seguo di più, per quanto mi riguarda, seguo di più i blog dalle pagine Facebook, nel senso che magari preferisco iscrivermi alla pagina Facebook e poi da lì vedo gli articoli. Quasi mai, anzi mai, praticamente mai, io guardo le mie iscrizioni ai blog, gli articoli nei blog dalle mie iscrizioni ai blog. Quello secondo me, per quanto mi riguarda, è un numero fittizio, tanto che ho deciso proprio di toglierlo perché tanto non, onestamente non mi serve, non lo trovo. Poi c'è chi si trova meglio in quel modo, per carità. E niente, evito di farvi un video lungo 30 minuti, anche perché non ho lo spazio sulla scheda necessario. Ripeto, fate qua se vi interessa qualcosa in particolare, vediamo se. Io lascerò la parte più tecnica a Cristina perché sicuramente è più brava da questo punto di vista, però ragazze, forse è meglio magari mettere il puntino su lei. Non credo che noi possiamo. Io spero che possano essere utili comunque questo tipo di video, però le questioni prettamente tecniche, che ne so, su come installare il modulo per fare questa cosa e qua, quelle è meglio affidarsi a delle guide che ci sono online, o comunque delle guide scritte, perché a voce e in video, e a meno che non mettiate lì a fare vedere tutti i passaggi, però è veramente, risulterebbe veramente troppo lungo. Per quello io vi invito sempre a usare Google, usate Google che è il vostro migliore amico, è un'invenzione santa. Purtroppo c'è gente che piuttosto che perdere 30 secondi esatti a cercare su Google, magari si prende la briga di scriverti un messaggio o un commento che, per carità, a me può fare piacere, io se posso rispondo a tutti, però capite che il 99% delle cose che chiedono certe volte si trovano tranquillamente con la metà del tempo su Google. E su questo ne abbiamo fatto anche una serie di video, quindi non mi dilungo oltre. Va bene, io la chiuderei qua, ci vediamo al prossimo video.